Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Video dei prodotti finiti del mese di marzo. Faccio sempre, c'ho sempre paura di sbagliare mese. Che anche questo mese non farò in collaborazione con la mia Debbie del canale Sproloqui di Deb, fanciulla meravigliosa, deliziosa, con la quale collaboro per la realizzazione di questo video ormai da anni. È una coccola, insomma, che ci concediamo, ma anche questo mese non potrà essere presente al video. E siccome la mia bustona, non so se potete guardare, se potete vedere, io non lo so, continuo. Boh, vabbè, si smaltisce, si smaltisce, si smaltisce. Quindi direi di partire perché sapete che i video, ma perché c'ho sto ciuffo? Niente, la pace senza, cioè senza pace e senza fine, sti capelli, vabbè. Perdonate la mia mise un pochino casereccia, casalinga, non che io in genere venga addobbata a fare questi video come la principessa sul pisello, sto brutto a dire questo. Vabbè, diciamo, non come la principessa Sissi, ma insomma, non mi vedete, neanche mi vedete con i scintilli, eccetera, eccetera, ma è sera. Ho terminato di mangiare, anzi, ho fatto prima la mia sessione di tapis roulant, poi ho mangiato, dopodiché ho detto ora me ne vado in bagno, mi sono pure sistemata la cucina, così poi mi devo solamente struccare e andarmene a fare la nanna. Come state? State bene? Come state? Fanciulle, fanciulli, come state? Spero stiate molto bene. Io sono super gasatella. Stanno tutti in casa, quindi quando ci sono loro un pochino mi inibisco, vi dico la verità, a girare i video, non mi sento proprio libera come vorrei. La voce è un pochino bassa perché oggi ho parlato tantissimo e quindi perdonatemi se arriverò sicuramente alla fine del video senza voce. Bando alle ciance, partiamo come sempre pesco random dalla mia bustona di macchiaia. Ormai ex macchiaia, ma è diventata chi è qua? Maki Beauty, ma che bello, non ho messo nemmeno la modalità aereo. Pregate per me affinché non arrivino chiamate, eccetera, eccetera. Partiamo. Veline, la seconda delle due confezioni del bipacco, Nata, 72 salviettine, maxi formato, ipoallergeniche, certificate AIAB, senza alcol. PEG, saponi, parabeni, buonissime, testate dermatologicamente con avena argan microemulsione. Me le vedete presentare spessissimo, l'odore è veramente un profumo di pupo, di pupetto, ecco, di neonato e sono ottime, sono imbevute dalla prima all'ultima, non è la prima volta che me le vedete presentare, non starò qui a dilungarmi, se vi capita di prenderle, cioè di trovarle, prendetele perché sono veramente fantastiche. 72 salviettine imbevute dalla prima all'ultima. Hanno una buona consistenza, sono anche abbastanza grandine, per cui non posso che promuoverle, le promuovo ogni volta che ve le presento. Terminato uno shampoo fortificante con luppolo e semi di miglio, la vedo dura con la voce stasera, di L'Angelica Istituto Erboristico. Eccolo qui, 250 ml, di puro piacere, piacere. Questo è uno shampoo fortificante, io li prendo un po' ammazzo, diciamo, quando li trovo in offerta. Questi mi piacciono allo stesso modo di quelli della Garnier e sono veramente buoni. Le profumazioni della Garnier, devo dire la verità, le prediligo a queste, però devo dire che questa in particolare è veramente buona. Se sia realmente fortificante oppure no, io questo non ve lo so dire, me sto a cieca. Questo non ve lo so dire, ma questi shampoo quando li trovo in offerta li prendo sempre perché ci soddisfano, soddisfano tutta la famiglia. Anche se io adesso ho iniziato a utilizzare un altro shampoo, dovrei fare un video dei preferiti, delle cose che mi sono piaciute, una sorta di top e flop, anche se
Non è un video che amo particolarmente fare, quello dei top e flop, perché alla fine tra i prodotti terminati, i miei prodotti terminati sono il video dei prodotti terminati che faccio io, è sempre molto lungo, anche perché io vi do una sorta di promozione o di bocciatura dei prodotti che ho utilizzato. Quindi è un po' un video che racchiude in sé sia i prodotti terminati, ma anche la loro, come si dice, il gradimento da parte mia. Quindi, buono, ci sta, ammazza che botta. Terminato un Sensodyne Repair, questo è il Whitening Repair and Protect. Questo è il Daily Repair, sollievo e protezione dal dolore dei denti sensibili. Io più che denti sensibili ho le gengive sensibili. Ogni tanto, quando mi capita un'offerta, questo l'ho preso da Acquasapone, lo prendo sempre con, diciamo, discreto piacere, anche da alternare un pochino al Parodontax, che sapete è il mio preferito, e ultimamente ne sto testando però altri, ma a giro più o meno sono sempre quelli. 75 ml, questo in offerta l'ho trovato a 2 euro e qualcosa, poco meno di 3 euro, ma viene molto più di 3, cioè viene tra i 3 e i 4 euro questo dentifricio. La sensazione particolare, questa è una cosa che mi sento di dire, ve l'ho già detto, credo di avervelo già detto quando l'ho presentato in altri video, è che quando lo andate, è una pasta bianca innanzitutto, eccola qui, la potete vedere. Quando la andate poi a, una volta messa applicata sullo spazzolino, quando andate poi a strofinare sui denti, rilascia una sensazione di calore, che è una cosa un po' particolare che nessun dentifricio mi ha mai provocato, ma lo fa anche a voi che l'avete magari utilizzato qualche volta. È una sensazione che poi scompare quasi subito, però all'inizio, non appena si inizia a sfregare sui denti, appunto con lo spazzolino, dà questa sensazione di calore. Chissà come mai, una reazione chimica pazzesca. Un buon dentifricio, dai, su, ci può stare, c'è di meglio, ma il Parodontax qualche mo tocca. Terminata questa schiuma da barba della Figaro, perché non so se è italiana, è la 1000, quindi è italiana, ma a me piace dire en français, le Figaro. Schiuma da barba per rasature frequenti, questa è proprio alla uomo, qui dice argan oil, efficacia, protezione, antirridazione, senza alcol, dermatologicamente testato, 400 ml. Guardate, queste schiuma da schiume schiume questa schiuma queste schiuma da barba schiume no che schiume schiuma da barba della linea Figaro en français. Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. Questa profumazione, hanno poi questa apertura molto carina, molto particolare, un po' scomodina, diciamola tutta. Però la consistenza di questa schiuma da barba è proprio consistente, cioè è veramente corposa e ne basta davvero poca. Le profumazioni, che buona, di queste schiume da barba, schiuma di questa tipologia di schiuma da barba, ecco, così ci piace di più, devo dire che sono ottime, ottime, ottime. Ne avevo provata anche un'altra che mi avete già vista in un altro prodotto finito. Questa la usa il figliozzo, perché mio marito fa la barba con il pennello, il sapone, vabbè, come si faceva nell'800. E poi la utilizziamo io e la Vivi per depilare le ascelle, le gambe, più che le gambe, diciamo sì, al limite dal ginocchio in giù. In genere uso il Silke Peel io per la depilazione, la Vivi proprio non ce la fa, per cui va di rasoio. Lo so, non mi dite che crescono duri, lei vuole fare così, la lascio fare perché non si può litigare pure per la depilazione delle gambe. Le gambe sono le sue, dico, te vuoi far crescere i ramoscelli di pino sulle gambe? Nessun problema, problema tuo. Quindi ve la straconsiglio. Io queste le trovo da Acquasapone e mi piacciono tantissimo, ma credo di averle viste anche da Risparmio Casa, se non sbaglio. Questa non la sbatto perché, essendo di alluminio, mi distruggerebbe il bidet. Terminati questi assorbenti, che ovviamente non sono miei, ma sono uno sciacquone, ma stavolta non è quella di sopra, è l'altro bagno, sarà stato un maritozzo, il figliozzo. L'Ines è lungo con ali, questi li prendo per la Vivi quando sono in offerta, spesso si trovano, questi li avevo trovati, se non sbaglio, da Risparmio Casa tempo fa, e ne ho fatta una bella scorta.
lei si trova benissimo, questi li utilizzavo anch'io negli ultimi tempi nei quali avevo, scusate, nei quali avevo il ciclo e sono buoni. Lasciano la parte asciutta, non si distruggono, sono sufficientemente larghi, mo me prende la, se mi prende la tosse stiamo a posto, e buono, buoni, insomma, anche lei li gradisce molto e assorbenti, vabbè, ce ne sono solo 10 dentro, però sono veramente buoni. Ecco, anche la mia bimbina si trova benissimo. Terminato un Dove, il solito Dove spray. Questo è nella profumazione Cotton Soft che a me piace tantissimo. Questo sì, veramente delicata. Questo con il tappino azzurro barra verdino, celestino verdino. Lo sapete, marito e figliozzo lo utilizzano quotidianamente. Scusate, sto digerendo la cena. Che delizia! E devo dire che anch'io lo sto utilizzando perché poi vi parlerò di un altro deodorante che ho preso in un formato spray, ma che non mi sta facendo impazzire. Comunque, ottimo, sapete, i Dove sono i nostri preferiti in assoluto, mi ci metto in mezzo pure io. E non coprono bene le puzze, tengono tutto il giorno, anche per i sudori, perlomeno. Noi non abbiamo sudorazioni fortissime, però sia la Vivi che il Riccardozzo sono nella piena tempesta ormonale e devo dire che coprono bene le puzze anche a loro. Non ce la farò mai a fare un video senza toccarmi i capelli, perdonatemi. Terminati questi dischetti Cotton Sound Argento, maxi dischetti in cotone con trattamento antibatterico. Che cosa si è rovesciato qua dentro? Non lo voglio sapere. Scusate, ve li ho fatti vedere al contrario. Con argento e titanio ideali per pelli sensibili made in Italy. Non ce l'ho da farvelo vedere perché la Vivi ha utilizzato l'ultimo e lei non sa che io ne tengo da parte uno per farvelo vedere, ma ve l'ho già mostrato in passato. Hanno una parte liscia, una parte zigrinata, per quello che riuscirete a vedere. Mi piacciono davvero tanto, hanno uno spessore giusto, quindi non sono né troppo sottili né troppo alti che assorbono tantissimo prodotto e struccano benissimo. Sono quelli ovali con i quali io strucco il viso, veramente, veramente validi. Mi piacciono e quando li trovo in offerta li prendo sempre. Non so che cosa si sia rovesciato. Terminato l'acqua micellare bifase con olio d'argan della Garnier, lo Skin Active, la Skin Active, nel maxi formato da 400 ml, viso, occhi e labbra, non lascia residui oleosi, strucca, deterge, idrata senza risciacquo. Io risciacquo tutto ciò che si deposita sul viso, io risciacquo ovviamente a parte le creme e i sieri, ma io tendo a sciacquare veramente tutto. Questo cincinin... Oh, scusatemi, scusate, questo cincinine che è rimasto non esce fuori, manca a cannonate. Questo non si leva. Ho detto va bene, non moriremo per questo, non è vero. E mi piace, l'acquisto, la continuo ad acquistare, riacquistare, riacquistare. Io strucco con il bifasico gli occhi. Quella leggera sensazione di un ticcio a me non dispiace affatto. So che per tanti è un problema, per me invece è un valore aggiunto perché non mi lascia la zona perioculare secca e disidratata, appunto secca. Mi piace tantissimo, strucca molto 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 bene. Terminato un detergente intimo della linea Affinity Care che è rivenduta da Acqua e Sapone. Questo è Malva e Camomilla lenitivo, pH fisiologico clinicamente testato. Allora, l'Affinity Care è una linea appunto che è rivenduta da Acqua e Sapone. Ci sono i saponi liquidi, ci sono i bagnoschiuma, che altro c'è? Non mi ricordo. Il detergente intimo, lo shampoo non lo so, non credo, non mi sembra di no. In genere, le altre tipologie di prodotti di questa linea sono almeno senza parabeni. Questi, no, questi parabeni ce li hanno perché non c'è scritto. Non lo so se hanno i parabeni. Sì, credo li abbiano perché altrimenti ci sarebbe indicato se non li avessero, a meno che non è indicato sulla scatola, ma non credo perché sono rivenduti nella scatolina di carta, di cartoncino, insomma. Guardate, no,
No, non ci siamo. Questo Malbec Camomilla dovrebbe esserci anche il gemellino, se lo ritrovo. Come al solito non lo trovo, beh, poi uscirà fuori dopo, forse lo vedo laggiù, non mi ricordo. Sì, dovrebbe esserci anche il gemellino. Non mi è piaciuto tantissimo. In famiglia non se ne è lamentato nessuno. Forse il mio pH è un pochino più delicato, si può dire di un pH che sia delicato, o comunque le mucose, insomma, la mia zona intima, insomma, un pochino più delicata rispetto alla loro. Fatto sta che mi ha provocato alla lunga un po' di fastidio, un pochino di bruciore, ecco, dopo un po' di ore, dopo essermi lavata da qualche ora con questo detergente, avevo qualche leggerissimo, non una cosa da morire, però un leggerissimo fastidio che in genere io non ho, non soffro né di bruciori né di irritazioni. È molto difficile che qualche prodotto a livello intimo mi dia fastidio. Non mi è piaciuto tantissimo. L'erogatore non è, anzi, è un formato da 300 ml, quindi è comunque un formatone. In genere sono da 200, massimo 250. Qui abbiamo 300 ml di prodotto. Anche la profumazione, sa di camomilla andata male, quindi non lo so, non mi sento di consigliarvelo. A noi non è assolutamente piaciuto. Ovviamente questo è a noi, no, a me, non a noi, solamente a me. Quindi no, io non ve lo consiglio. Terminate queste salviettine, queste veline, scusatemi, della linea Carta Calla Soft and Box, 100% cotone, 80 pezzi, 4 veli. Che dice qua? La scatola molto carina. Questo lo avevo, queste veline le avevo prese da Tigotà quando ho fatto la mia prima spesa da Tigotà. E guardate, mi sono piaciute tantissimo, tanto, 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 tanto. Non sono super, super economiche, non sono quelle da 99 centesimi per capirci. Ora il prezzo preciso non me lo ricordo, vi dico la verità, ma non sono quelle da 99 centesimi, neanche da 2 euro, insomma, tra 1 euro e 2 euro. Però guardate, sono veramente fazzoletti, non sono veline, ma sono proprio dei veri e propri fazzoletti di carta. Quindi mi sono piaciute tantissimo, sicuramente le riprenderò. Perché io le utilizzo a mo' di fazzolettini di carta e le tengo sempre in cucina. Dice perché in cucina? Perché sì, perché mi viene da tenerle lì, perché io in cucina ci vivo, vivo praticamente i 2/3 delle mie giornate quando sono in casa e quindi preferisco tenerle lì in cucina a portata di mano. Super promosse, le potrei, anzi, sicuramente, ok, sicuramente le riprenderò quando tornerò da Tigotà. Terminata un'acqua micellare bio della linea Fior di Magnolia, sì, addio, Eco Bio Cosmesi, con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena, certificata ICEA, 200 ml di prodotto per un PAO a 12 mesi, con un PAO a 12 mesi, la linea Fior di Magnolia, quella che si trova da Eurospin. Mi piace, quest'acqua micellare mi piace tantissimo, non tanto per la profumazione che trovo particolarmente erbacea, ma non fastidiosa, anzi direi erbacea e anche un pochetto plasticosa, diciamo la verità, questa, Madonna santa, sto ciuffo. Questa era una cosa che avevo già detto forse in uno struccaggio serale, non mi ricordo. La profumazione non è che sia proprio il massimo, vi dico la verità, però il prodotto è valido, mi piace, ci piace, perché anche la Vivi strucca anche gli occhi con l'acqua micellare, ma lei mette solamente un po' di mascara, quindi riesce tranquillamente. Che dire, la compro a giro perché costa poco, prodotto super valido, super consigliato. Ammazza, ma che sto facendo? Poi, terminato questo detergente della Dermomed, crema di sapone, mani e viso senza parabeni, alla profumazione ambra e legno di cedro. Tutti i prodotti Dermomed a me piacciono tantissimo, quasi tutti, quasi diciamo tutti quelli che ho provato fino ad ora. Forse non mi ricordo se ve ne avevo recensito forse qualcuno in passato, voi avete più memoria di me sicuramente, ma devo dire che in linea di massima la linea Dermomed mi piace tantissimo, ma veramente tanto 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 tanto. Anche qui abbiamo 300 ml di prodotto. Questa profumazione ambra e legno di cedro è fantasma.
Gorica, buona, 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 buona. Io ci sento anche il sandalo. Boh, qua dice ambra e legno di cedro. Io ci sento anche il sandalo. Mi piace, tanta schiuma. Qui dice crema di sapone. In effetti era più una crema che un gel, però fa tanta schiuma e non seccava particolarmente le mani. Io l'ho utilizzata solo ed esclusivamente però per le mani, non per il viso. La potrei riacquistare? Sì, assolutamente sì. Terminato un altro Dove Invisible Care, questo è il Floral Touch 0% alcol con il tappino rosa, una profumazione un pochino più femminile, anzi direi assolutamente femminile, ma i maschietti di casa la utilizzano lo stesso, insomma non è un deodorante che fa il maschio di casa, quindi sono sempre un pochino disastrate queste confezioni perché ogni tanto dalla mensolina del bagno, pum, volano per terra e quindi si abbozzano, vedete anche qui davanti ha preso un'altra caracca, vabbè, succede. Ottima, ottima profumazione, ottima tenuta, sti Dove sono davvero una bombazza. Il mio bidet è pieno di prodotti che poi dovrò andare a disinfettare, vabbè, non mi importa. Terminato questo detergente viso della linea Omea Laboratoire, ecobiologico, idratante riequilibrante, qui dice viso occhi, aloe vera, all'aloe vera appunto, certificato ICEA, 0% siliconi, parabeni, oli minerali, glicole propilenico, 200 ml, 6 mesi il PAO. Che dire di questo detergente? Mi è piaciuto tanto, non ho strofinato gli occhi con questo, quindi non so dirvi se a livello oculare possa provocare irritazione, bruciore, rossori, eccetera, eccetera, perché io l'ho utilizzato solo ed esclusivamente per andare a proteggere il viso la mattina e la sera dopo aver struccato il viso, perché io sempre, sempre, sempre la sera, anche se ho passato la micellare, ho passato il bifasico, eccetera, eccetera, ma io vado sempre a lavare il viso con un gel detergente e vi assicuro che qualcosina viene sempre fuori lo stesso, anche se che prurito, anche se l'ho struccato e il dischetto era pulito, eccetera, eccetera, ma quando io vado a strofinare col sapone, state pur certe che qualcosa, qualche residuo c'è sempre. Mi è piaciuto davvero tanto questo detergente viso preso da Acqua e Sapone in offerta. La profumazione anche qui è quasi inesistente, lievemente erbacea, molto delicata, super strapromosso, non mi seccava particolarmente la pelle e un prodotto che potrei tranquillamente riacquistare. Poi, mamma mia, quanta roba c'è! Terminato questo tonico viso addolcente della linea Nuvance, che è quella che si trova al Todis, vi faccio vedere, eccolo qui il marchio del Todis. Un formato piccolino da 150 ml che però a me è durato tantissimo perché il tonico lo utilizzo solamente io, non lo usa la Vivi. La profumazione. Sì, no, erbacea anche questa, ma molto 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 delicata. Qui dice prodotto formulato con estratto di iris ed estratto di malva. Non è un prodotto certificato, la scritta tra l'altro è piccolissima, quindi non riesco proprio a vedere. All'alcol agli ultimi posti, acqua glicerina, rosa estratto di rosa damascena, estratto di magnolia, acido citrico, iris pallida, estratto di iris, malva. Guardate, gli ingredienti non sono affatto male. Ha il fenossietanolo verso gli ultimi posti, vediamo che altro c'ha. L'alcol agli ultimi posti, sodium benzoate. Diciamo che non è proprio completamente schifoso, ecco, addolcente. Ma tutto sommato sì, è stata comunque una coccola utilizzarlo dopo aver deterso il viso e prima di applicare la crema, appunto. Direi che lo potrei tranquillamente riacquistare prodotto Todis, per cui costo veramente irrisorio. Ce la farò? Ecco
Ecco qui l'altro detergente intimo della linea Affinity Care, quindi il fratellino dell'altro. Questo era all'avena con agente antibatterico. Sempre questa chiusura che si apre, vedete così, c'è pure qualche pelino attaccato, ma non sono peli umani, ma peluzzi di cotton, di cotoni, cotoncini struccanti. Allora, la profumazione è decisamente migliore rispetto a quello alla malva e alla camomilla. Anche questo però mi ha provocato un pochino di fastidio, quindi ci deve essere proprio un qualcosa all'interno di questi prodotti, di questa formulazione, che la mia, che la mia persona, insomma, la mia, non sopporta, non tollera bene. Quindi non credo proprio che riacquisterò questi prodotti. No, bocciati. Terminato un amore della ultra dolce Garnier all'olio di avocado e burro di karité, questo shampoo per capelli ricci o mossi tendenti al crespo. Qui nessuno di noi ha i capelli ricci o mossi, Viviana li ha un pochino leggerissimamente ondulati perché il maritozzo li avrebbe ricci, ma li porta ovviamente talmente corti che non si vede. E questo è abbastanza nutriente, diciamo, tiene a bada forse il crespo, sì, direi di sì. Per i capelli la profumazione è qualcosa di spaziale. Opla, stava volando. Diciamo che per i capelli della Vivi, che tendono ad essere piuttosto grassi, è un pochino troppo corposo. In realtà non riesce a tenere i capelli puliti per più giorni quando utilizza questo shampoo, ma per le lunghezze è fantastico, e quindi lo continuiamo a prendere. E che ci dice qua? Il flacone è 100% riciclabile, è senza siliconi, commercio ecosolidale. Qui dice il burro di karité di questo shampoo proviene da cooperative dell'Africa occidentale e deriva da un commercio ecosolidale che permette di garantire ai suoi esercenti un giusto compenso, contribuire allo sviluppo economico locale e proteggere gli alberi di karité. Direi niente male, direi niente male. È un must have, insomma, diciamo che sapete che io con la Garnier ho un amore folle, per cui a giro li riprendo sempre questi prodotti. Terminato un altro shampoo, questo è un antiforfora sempre di Langelica con salvia e ginepro rosso, appunto per capelli con forfora. Pack molto carino, i pack di questo brand sono davvero carini, anche la forma mi piace molto, sono piuttosto piatti, vedete, si maneggiano, insomma si gestiscono bene nelle mani. Signori, scusatemi per questo continuo toccarmi i capelli, so che deve dare un fastidio pazzesco, vi chiedo scusa, ma mi vanno a finire proprio negli occhi i capelli. Domani li vado a tagliare, a sistemare, voglio cambiare un pochino, vediamo un po' che ne verrà fuori. Qui l'odore è molto pungente, sarà proprio il ginepro probabilmente, più che la salvia. È un antiforfora, Viviana ha un pochino di forfora, diciamo. Insomma, non è che abbia risolto il problema della forfora, quindi diciamo che io non è che creda moltissimo agli effetti miracolosi di questi shampoo, però lavano bene, puliscono bene la cute, non sono aggressivi, non creano pruriti, bruciori e quant'altro, e quindi continuiamo ad acquistarli. Terminato un altro detergente intimo, questo è della linea BioLis Nature, azione antiodore, 98% ingredienti naturali, bardana. Azione antiodore, già l'ho detto, no animal testing, yes vegan, 100% di... che è? Mi sono sputata, scusate, sto proprio diventa vecchia, 100% di che? 100% di energia verde, eccolo qui. Questo ci è piaciuto tantissimo, sono 200 ml di prodotto con un PAO a 12 mesi, ma la profumazione meravigliosa, sa di caramelline, di dolce, veramente veramente buono, delicatissimo, ci ha deterso veramente bene. Il problema di questo è che sono 200 ml, ma praticamente è finito subito perché ha una consistenza un pochino, se ricordo bene, liquidina. Questa è una formula verde e non ha parabeni, siliconi, oli minerali, petrolati, quindi paraffina, tiazolina, propilene glicol, etanolamine, no SLES, no ALES, no SLS, no poliquaternium, no acrilati, no colori sintetici, no ftalati, no EDTA, non...
No polycyclic masks, no retinolo, no derivati animali. È anche, diciamo, non ha, ha emissioni zero di CO2. Che cosa desideravi più da un prodotto? Da un prodotto? Direi nulla, tranne il packaging di plastica, ma santa pace, cioè, diamogli insomma il beneficio del contenitore di plastica, ma è un prodotto fantastico, mi è piaciuto tantissimo, lo riprenderò sicuramente quando andrò da Tigotà, perché questa linea qui si trova da Tigotà. Poi terminate queste strisce depilatorie body bikini più 4 salviette post depilazione all'aloe, formula senza parabeni con olio di argambio, vitamina E, burro di karité, olio di cocco, fragranza ai frutti di bosco della linea Body Velvet, che è una linea 100% made in Italy. Non vorrei dire una sciocchezza, ma queste strisce depilatorie che utilizziamo, che Viviana utilizza per le braccine, perché la bimbetta è decisamente più pelosina della mamma, lei le utilizza appunto per le faccio la cerettina sulle braccia. Che volevo dire? Credo di averle prese queste, ma credo proprio di sì. Sono completamente italiane. Se non ricordo male, le ho prese al supermercato ad un discount che si chiama, che non è, diciamo, sta a un 3-4 km da casa mia, ma ci passo spesso davanti. Si chiama Tuo Di, mi sembra. Dovrebbe essere Tuo Di. Ma sapete che sono proprio buone? Non le hanno provocato assolutamente irritazione. Non mi ricordo se profumassero poi di frutti di bosco, ma si sono rivelate, le abbiamo prese al volo perché eravamo lì, era tardi, i negozi stavano chiudendo, ci servivano urgentemente per una, doveva andare ad una cena di compleanno di una sua amica e doveva farsi sti peli a ste braccia, perché mia figlia ha sempre all'ultimo secondo le cose. Tale e quale la sua mammuzza, e devo dire che mi sono piaciute tantissimo, quindi sicuramente le potremmo riacquistare. Rimanendo in tema di depilazione, abbiamo terminato queste strisce depilatorie viso della linea Fior di Magnolia Lady con burro di karité, azione emolliente, vitamina E, 20 strisce più 4 salviette che noi ovviamente non utilizziamo. Eccole qui. Anche queste sono davvero buone. Vi dicevo, le salviettine le ho già cestinate, insomma, non, le ho già buttate, perché sono un concentrato di petrolati, di paraffina, insomma, e mettermi sinceramente il petrolio, metterci il petrolio in faccia o sul corpo, se possiamo evitare, insomma, sarebbe meglio. Non è la prima volta che me le vedete mostrare, sono buone, ci piacciono e continuiamo ad utilizzarle. Queste le utilizziamo per i baffetti, esclusivamente per i baffetti. Ma quanti dentifrici abbiamo finito sto mese? Ora li prendo. No, questa è la crema mani. Dovremmo aver finito qua con i dentifrici. Allora, basta quanto ci stiamo lavando i denti, siamo diventati improvvisamente tutti puliti dentro a questa casa. Pasta del Capitano, placca e carie, protegge denti e gengive, aiuta a remineralizzare lo smalto. Questi dentifrici del dottor Ciccarelli, erano questi che non avevano. Allora, aspettate. Eccoli qua. Non contengono parabeni, triclosan, SLS e conservanti eccessori di formaldeide. Allora, pasta del Capitano, placca e carie, colore mi sembra bianco, sì, bianco. Buono, insomma, lo potremmo tranquillamente riacquistare. Pasta del Capitano antitartaro. Con pirofosfati, salvia e timo, sulfetal ZN con menta biocertificata, rinfresca l'alito, ideale per fumatori, aiuta a prevenire la placca. Questo dovrebbe essere verde, yes, mi ricordo bene. Anche questo non ci è dispiaciuto, un buon dentifricio e erano in offerta, in super offerta, perché vedete, quando trovate in un video sempre gli stessi dentifrici, dite pure che stavano tipo a 49, 59, 69 centesimi, e quindi li prendo.
Un dentifricio che invece non mi ha convinta per niente è pasta del Capitano protezione gengive, sempre con menta biocertificata, sollievo per gengive sensibili e irritate, protegge il cavo orale. Questo l'ho utilizzato espressamente io. Non mi ha convinta, non mi ha convinta. Il colore è questo, è un gel praticamente di questo color verdino chiaro. Sì, la profumazione è buona, ma non mi lasciava innanzitutto quella sensazione di freschezza che un dentifricio alla menta dovrebbe dare, a mio avviso, e poi non mi dava proprio la sensazione di lasciarmi la bocca pulita, cioè i denti puliti, lisci una volta lavati. Non lo so, sapete quando fate questo lavoro, no? Con una scimmia, con la lingua così e. Vi capita quando i denti sono sporchi dopo che avete mangiato che sentite un po' di ruvido, no? Specie se mangiate, che ne so, per esempio la frutta secca. Una volta lavati i denti, questa sensazione non dovreste più sentirla. E invece questo dentifricio, secondo me, non è sui miei denti, sulla mia bocca e la mia esperienza, non mi è piaciuto per niente. Ecco, insomma, ci siamo capite. Terminati i dischetti risparmio casa, 120 dischetti levatrucco per uso cosmetico, eccoli qui. Questi appunto presi da risparmio casa, qui ne ho uno da farvi vedere. Sono molto sottili, estremamente sottili. E ve ne ho sempre parlato bene di questi dischetti. A questo giro invece non mi sono piaciuti per niente. Innanzitutto, non so, a me sembrano ancora più sottili di quanto fossero prima. Non sono bordati, ma non è stato mai un problema perché non si sfaldano, perlomeno per l'utilizzo che ne faccio io, a me vanno benissimo, ma sono super sottili. E nello specifico di questa confezione qui, non sono stati tagliati bene. Nel senso che ora questo sì è giusto, non ha problemi, ma è uscita una partita, probabilmente sarà stata la macchina che li tagliava, che ha tagliato male. Ogni dischetto aveva praticamente, non era tondo, aveva da una parte una specie di beccuccio, di linguetta, di cotone appunto. Quindi sono stati molto scomodi anche da tenere nel contenitore portadischetti che io ho, quello rigido di plastica. Non lo so, e poi li ho trovati particolarmente sottili, per cui non mi andavano pure a struccare bene, non lo so, non mi sono piaciuti, non credo che li riprenderò. Ai 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 ai. Abbiamo terminato quasi del tutto, ce n'è ancora un pezzettino in utilizzo. Questa saponetta con amido di riso, nuova formula più delicata senza profumo. Saponetta con amido di riso vegetale prodotta da oli naturali della White Castle, qualità dal 1966, con l'amido di riso appunto, indicata per tutti i tipi di pelle, molto per le pelli delicate e sensibili. Non credo che abbia schifezze. Tanto è inutile che vi faccio vedere l'inci perché non lo vedrete mai. Comunque non è testata su animali, energia pulita, made in Italy, dermatologicamente testata. Vi faccio pure vedere. Eccola qui. Questa l'ho presa da Acquesapone e è una saponetta fantastica. Non potete. Ah, vedete, c'è scritto senza coloranti, senza profumo, biodegradabile. Quindi è anche una saponetta buona. Sentite, il pau è a 24 mesi e sono 150 grammi, è veramente, vedete quanto è grande, è un super panettone, diciamo, ma è fantastica, è cremosa al punto giusto, non irrita la pelle. Ho provato anche a lavarci il viso e devo dire che non mi ha dato l'effetto del sapone classico che tira la pelle. Non potete capire per lavare i pennelli che cosa possa essere questa saponetta, è fantastica e dura anche tanto perché ancora ce n'è, insomma, un bel pezzettino. La profumazione è delicatissima, l'abbiamo apprezzata davvero tutti in famiglia, straconsigliata. Vi consiglio di provarla almeno una volta. Terminato questo gel purificante della Yves Rocher, questa è la linea Sebo Vegetal, gel detergente purificante 125 ml in ecotubo. Eccola qui, che dice qui per pelli miste o grasse. Questo gel lo ha utilizzato la mia Vivi perché ha un problema un pochino di brufolozzi sul viso, ha una acne non aggressivissima, diciamo.
si può dire aggressivissima, cioè molto aggressiva, però ha un pochino di acne e peccato, io non l'ho mai avuta da ragazza, il fratello sì, qualche brufolino sparso qua e là, lei c'ha proprio un pochino di acne, soprattutto concentrata sulla fronte e devo dire che questo gel detergente per il viso l'ha aiutata comunque a asciugare un pochino il sebo in eccesso che ha sulla pelle, quindi si è trovata bene, terminato ovviamente fino all'ultima goccia. E che dire, i prodotti di Yves Rocher a me piacciono molto, sono sempre una garanzia. Quanti minuti so di video, ragazze? 39 minuti. Io non lo so, boh, vabbè. Dovrei farlo 2 volte al mese questo video perché mi viene troppo 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 lungo. Terminata questa crema mani della Sien Almond Milk, che questi sono i formati da 30 ml che io tengo in borsetta. Super floppone, non mi è piaciuta per niente, la profumazione buona, delicata, ma una crema che mi faceva l'effetto, come dire, l'effetto sauna sulle mani, quindi non andava particolarmente ad idratare, andava solamente a lasciare una patina, sulle mani che, me le faceva sentire proprio, come se non respirassero, quindi, no, non mi è piaciuta per niente, completamente, assolutamente bocciata. Terminata questa maschera viso esfoliator, tutti i tipi di pelle, sfogliante e nutriente della My Mask, che mi avete visto utilizzare in uno degli ultimissimi video, non ne carico così tanti, quindi è facile andarli a ricercare, in uno degli ultimi video nei quali mi facevo una sorta di struccaggio con la maschera. Era uno struccaggio, ragazzi? No, era un'applicazione della maschera. Vero? Sì, vi parlavo di un po' di cose, mi ricordo uno degli ultimi video comunque che ho girato con nocciolo di albicocca, burro di karité, senza parabeni, fantastica, mi è piaciuta anche se nel momento in cui l'avevo fatta questo effetto esfoliante non l'avevo sentito per niente perché i granulini erano davvero piccolini. Invece poi quando sono andata e comunque io ho strofinato, insomma ho fatto questa sorta di esfoliazione manuale una volta averla applicata perché diceva che bisognava applicarla, lasciarla agire un pochino e poi dopo andarla a massaggiare e risciacquare. E invece con mia grande sorpresa mi aveva lasciato la pelle liscissima, veramente veramente liscia e sembrava tipo velluto, un'ottima sensazione, non l'avrei mai detto. Sono andata a vedere da quel sapone, sto stand, è praticamente lo scaffale, è praticamente vuoto. Speriamo li rimettano, ma mi avete detto in più persone, molte fra voi mi hanno detto che si trovano, sono rivendute anche da Tigotà, per fortuna. Terminata un'altra crema mani che invece mi ha fatto letteralmente impazzire. La crema Manila, eccola qui, crema mani per pelli normali al profumo di limone con glicerina e allantoina dalle note proprietà idratanti, assorbimento rapido. Ragazze, ragazzi, io ho follemente amato questa crema mani. L'ho amata follemente ed è una crema mani che sicuramente andrò a riacquistare una volta che avrò terminato quella che sto utilizzando adesso. La profumazione di limone è fortissima, sarà chimica, non sarà chimica, non mi interessa, mi piace tantissimo e tra l'altro mi ricorda una crema mani che aveva la mia nonna nel suo cassetto, diciamo dove lei teneva tutte le cosine da toiletta, e quindi mi ricorda la mia nonna. Quando ho aperto questa crema ho detto mio Dio, c'è mia nonna in questa crema. A me fa stare bene questo profumo, me la ricorda moltissimo e mi fa proprio bene annusare questa crema, veramente mi provoca delle sensazioni meravigliose, ma al di là, che me la so pure sparato sul naso, ma al di là delle sensazioni, insomma quella è una cosa molto personale mia, è una crema che mi è piaciuta tantissimo, ha una consistenza gelosa, adesso non viene proprio. Il colore è bianco, non viene più fuori perché l'ho spremuta fino all'inverosimile. Nutre profondamente le mani senza ingrassare. La glicerina che si trova al suo interno
È fantastica, mi dà proprio la sensazione, in un formato da 100 ml, quindi anche grandina. Il tubetto è molto morbido, quindi riuscite a spremerlo fino alla fine senza essere costrette a tagliare. E che dire, io l'ho adorata. La mattina io mi svegliavo e voi sapete, chi mi segue lo sa, il problema di secchezza alle mani che ho durante tutto il periodo invernale freddo. Le mie mani stanno leggermente cominciando a respirare un pochino adesso e guardate, io l'ho amata, naturale, non naturale, ingredienti buoni, ingredienti non buoni. Io l'ho adorata, la riacquisterò senz'altro. La mattina le mie mani erano ancora perfettamente idratate, morbide e nutrite. Super, super promossa, prodotto super top. Davvero, davvero mi è piaciuta tantissimo. Ragazzi, io ho un po' di prodottini smaltiti a livello di che? Di trucchi. C'ho un bel po' di prodottini, eh. Allora, ho terminato questo burro cacao della Vivi Verde Coop, che è uno idratante protettivo, che è uno tra i miei preferiti, veramente tanto. Ce n'è rimasto un cin cinin, lo sapete che io in genere il burro cacao li vado proprio a scavare col mignolino perché c'è tanto prodotto da poter utilizzare all'interno, una volta che diciamo si pareggia e non si riesce più ad applicarli direttamente dall'applicatore. E voi direte, ma per quale motivo, tesoro, lasci un po' di prodottino, ecco, così lo potete vedere meglio. Perché è andata male? È andata male perché questo era un lip balm burro cacao, chiamatelo come volete, che avevo in borsa, nella mia borsetta. E non. Ovviamente portando il rossetto quando esco, non sempre utilizzo il burro cacao quando esco, ma uno in borsa lo tengo sempre per emergenze e quindi ho sbagliato a tenerne uno così naturale, anche se io in linea di massima utilizzo sempre prodotti naturali per le labbra, per il burro, diciamo come burro cacao, abbastanza naturali e niente, questo cincinino è andato a male, la consistenza non, lo sento proprio che è diventato tipo cera, non mi piace più e non solo, l'ultima volta che l'ho applicato sulle labbra mi pizzicava un bel po', quindi ho detto no, tesoro mio, per mezzo grammo di prodotto ciccia non fa niente, ma è uno dei miei preferiti. Allora, terminati ben tre mascara questo mese, eccoli qui. Perché? Perché i mascara finiscono o non finiscono mai o finiscono tutti insieme. Ormai siamo in due ad utilizzare mascara e quindi ovviamente ne facciamo un consumo maggiore e terminano più in fretta. Allora, ho terminato il Pupa Vamp, che dire, mi piace tantissimo, mi fa delle ciglia stratosferiche spaziali. Il difetto di questo prodotto, come lo saprete ormai tutte, è che tende a seccarsi abbastanza in fretta. Ma devo dire che a parte questo, comunque il prodotto è completamente terminato. A parte questo, come fa le ciglia questo, perlomeno le mie ciglia, che ormai sono diventate un pochino delicate, sono diventate un pochino più rade, ecco, non sono più folte come qualche anno fa, fino a qualche anno fa, e, anche se non si spezzano, devo dire, sono comunque sane, però si sono un pochino diradate, ovviamente, e dopo anni, 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 anni di mascara, e ma questo le fa ancora come se fossero veramente le ciglia di una ventenne. Quindi super promosso. Terminato questo ciglia sensazionali della Maybelline New York effetto ventaglio mascara. Questo è stato regalato a mia figlia per il suo compleanno da alcune amiche, insieme ad altre cosine, ovviamente. E guardate, le ciglia di mia figlia ha delle ciglia spaziali, stratosferiche, stramega galattiche, che neanch'io alla sua età avevo. Avevo delle belle ciglia, ma non come le sue. Lunghe, folte, curve, cioè, è una cosa meravigliosa. Lei dice: mamma, ma sono talmente lunghe che mi sporco spesso. Dico, amore, va bene così, fidati di mamma, non dovrai applicare le ciglia finte tu. Sulle sue ciglia, non vi dico l'effetto di questo mascara, ma sulle sue ciglia, qualsiasi tipo di mascara le rende stratosferiche perché di fatto lo sono già di loro. E lo scovolino è uno scovolino in silicone, quindi sintetico, ricurvo, piccolino. Io ho provato ad applicarlo e adesso è diventato, c'è ancora leggermente un po' di prodotto, vedete, ma è diventato tipo colla.
Praticamente ho provato a metterlo, ma non basta. Ma comunque il prodotto non c'è più dentro, ce n'è veramente pochissimo. Ma è diventato veramente troppo, troppo, troppo denso. Dunque, non ha un effetto stratosferico sulle mie ciglia. Si vede che indossate il mascara, ma non è particolarmente allungante. Qui dice effetto ventaglio, infatti non è un mascara, diciamo, che promette di allungare le ciglia. Nel caso delle mie, appunto, questo effetto, diciamo, di allungamento non c'era e non me le volumizzava nemmeno più di tanto, per cui no, per le mie ciglia non va bene. Sulle ciglia di mia figlia ha prodotto un effetto stratosferico. Stanca, ragazzi, eh? Un'ora dei prodotti finiti è tanto. Io penso di farlo in due volte sto video, perché come si fa? Cioè, i prodotti sono proprio tanti, ma veramente. Ne ho ancora uno, due, tre, quattro, ma qui andrò veloce, ve lo dico, sempre prodotti di trucco. Di make-up, insomma. Terminato un altro mascara, il Love My Lashes Mascara Volume di Deborah Milano. Questo ha un mega scovolone, eccolo qui. Sulle mie ciglia acqua fresca, quindi l'ho utilizzato io personalmente sulle ciglia inferiori e lì devo dire che l'effetto non mi dispiaceva. L'ha utilizzato mia figlia, non vi dico che ciglia faceva su di lei. Scovolino in setole, eccolo qui, abbastanza ciccio bombardone. Il mascara è una cosa abbastanza soggettiva, quindi dipende molto dal tipo di ciglia che avete, da quanto sono lunghe, da quanto sono curve, bla 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 bla. Quindi è inutile dirlo. Sulle sue ciglia strapromosso, sulle mie strabocciato. Terminata una Long Lasting Eye Pencil di Essence, questa è nel colore Berry Mary. La numero 18, che non so nemmeno se esista più. Questo era in questo color malva borgogna. Vedete, giro, 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 non esce più niente perché la mina è proprio finita. Che dire, sono delle matitine stratosferiche queste di Essence. Non so nemmeno se siano prodotte ancora, se abbiano cambiato la formulazione, perché era una matitina vecchissima che ho utilizzato sulla rima ciliare inferiore prima di andare ad applicare poi l'ombretto. Quindi una sorta di base, diciamo, sulla quale puoi andare a fissare gli ombretti. Finita. Quindi non so se esisterà ancora in questa versione, se è uscita in qualche altra versione, io questo non lo so. Se l'avete, utilizzatele, non lasciatele lì a marcire, perché sono delle matitine super stra low cost, ma dalle prestazioni eccezionali. Non aggiungo altro. Terminato il mio Liquid Camouflage High Coverage Concealer di Catrice Waterproof, qui Catrice Cosette Is. Questo è nella colorazione, dovrebbe essere 020 Light Beige, c'è scritto grosso come una casa, Robby pure ciecata. Che dire di questo prodotto? Super, stra, mega, favoloso, fantastico. Anche se vedete un pochino di prodotto ancora qui, non è praticamente, non esiste, cioè è strasecco. Ho proprio girato lo scovolino e non esce più niente. E l'ho stramato, stradorato. Questa dovrebbe essere la seconda, se non addirittura terza confezione che prendo. E adesso ho cambiato e sono tornata al mio anti-age di Maybelline, quello famoso che ha l'applicatore, quello a spugnetta, l'anti-age, sì, di Maybelline, scusate, c'ho un dubbio, abbiate pazienza. Sì, cancella età, eccolo qui, questo qui. Sono ripassata, sono ritornata a questo perché non avevo voglia di fare un ordine da nessuna parte, non vado più girando per negozi alla ricerca di prodotti e quindi sono passata a quello che mi sta. L'ho tanto rivalu no, rivalutato, insomma, l'ho riacquistato e lo sto riutilizzando con estremo piacere. Ma questo è un correttore che su di me è perfetto, non fa le pieghette, non va nelle pieghette, non fa le strisce, è uniforme, mi dura tutto il giorno, fantastico, strapromossissimo. Terminata una matita di Wycon, ecco, questo è quello che è rimasto, ma la mina continua a spezzarsi.
Io la considero terminata, ovviamente, questa matita. Questa è la famosa matita nera che io utilizzo all'interno dell'occhio e credetemi, non ce ne ha per nessuno, è stratosferica, strafantastica e ne ho già in utilizzo un'altra, questa non me la faccio mancare mai. Vi dico anche il numero, ora ve lo dico, scusate, prendo quella nuova. Io sono un compaio, scompaio. È la Intense Eye Pencil, la 12 Black, eccola qui, la classica matitina nera di Wycon. Costano pochissimo queste matite e sono di una qualità eccelsa. La mina è morbida al punto giusto, quindi non vi graffia all'interno dell'occhio. L'ho anche utilizzata a mo' di eyeliner e non è affatto male, ma io la utilizzo soprattutto per l'interno dell'occhio perché, ragazze, la mettete adesso, per carità, sono truccata da questa mattina, ha perso un po' di intensità, ma dura 7-8 ore, se le fa proprio alla grande, alla grande, e io ho gli occhi che tendono comunque a lacrimare sempre un pochino. Ultimo prodotto che vi mostro è questo Liquid Ink di Essence, eyeliner waterproof, eccolo qui. Mi piace moltissimo, non è, diciamo, non è la forma di applicatore che io preferisco perché non sono una super esperta, io sto con la testa tagliata a metà, vabbè, fa niente, non sono una super esperta di eyeliner a penne, col pennellino, però devo dire che l'applicazione di questo risulta essere abbastanza facile, non mi dispiace affatto. Questo in realtà ce n'è ancora un pochino dentro, ma presumo che sia proprio scaduto, perché le ultime 2 volte che l'ho applicato sugli occhi, mi ha provocato prurito da morire ed era proprio questo il prodotto che mi dava fastidio. Quindi no, basta, diciamo che va bene così. Abbiamo dato, non è rimasto moltissimo prodottino, ma stava lì già da moltissimo tempo. Super promosso. Sono sfinita, ragazze. Adesso sbadiglio pure. Davvero sonno a me, figuriamoci a voi. 55 minuti di video, io la stoppo qui. Fatemi sapere come al solito qualsiasi cosa vogliate raccontarmi, me la scrivete sotto nell'info box. Io sono sfinita, mi devo struccare, devo andare a dormire, sono stanca di parlare. Voi sarete stanche di starmi a sentire. Mi vado anche a lavare le manuzze. Vi mando il mio bacio super strega galattico. Mua! Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete, e lasciatemi dei commentini se vi fa piacere, raccontiamoci sempre le solite informazioni preziose e ci vediamo ai prossimi video se vorrete. Ciao, buonanotte!